sono Matteo Boero, uno dei soci di Maieutica Labs. Noi siamo una startup nata nel 2009 dall'idea di tre amici. Io ho fatto lettere, sono un linguista, il mio socio Adriano Allora è un linguista computazionale e Ivan Molineris è un fisico con capacità informatiche. Siamo partiti da un bisogno di fondo, ed era il fatto che i ragazzi al liceo non traducevano più le versioni di latino, non facevano più le versioni di latino, o meglio le copiavano in rete. In rete era disponibile una grande quantità di materiali. Abbiamo pensato di trasformare un po' il modello della rete che aiuta facendo riassunti, dando le traduzioni, in la rete che un software che ti guida alla traduzione del latino, e abbiamo raccolto tutti i dati che ne sono venuti. Da qui è nata l'idea di Cicero. Abbiamo fatto una sperimentazione di 2 o 3 mesi al buio e poi ad aprile siamo usciti online, era l'aprile del 2012, oggi è un anno di tempo, abbiamo quasi 30.000 utenti, più di 1.600.000 risposte. Dopo Cicero abbiamo sviluppato un software per l'analisi dei testi in lingua italiana, Eugenio. Adesso abbiamo 10.000 testi analizzati e abbiamo iniziato a lavorare per analizzare i risultati degli studenti in modo da migliorare il software e i contenuti veicolati dai software in modo sempre più performante e in modo da poter restituire i risultati e le competenze degli studenti nel modo più dettagliato possibile. Dopo Eugenio abbiamo deciso di estendere alcune procedure, alcuni meccanismi ad altre discipline, storia, geografia, inglese, francese, tedesco, spagnolo, filosofia. E la cosa affascinante adesso è che ci siamo resi conto che i software crescono sulla spinta delle discipline, migliorano e si stanno diversificando, quasi fossero diverse specie animali che evolvono una indipendentemente dall'altra. E finalmente stiamo arrembando mercati fuori dai confini italiani, ci sono buone prospettive per la Germania e guardiamo con interesse anche agli Stati Uniti e al Messico.